in un X Factor sempre più internazionale, tu invece sei il baluardo italiano. Sì, io sono l'unica che canta in italiano e sinceramente sono contenta di questa scelta, perché dall'inizio che lo dico, io voglio cantare in italiano, cioè per me l'italiano è la magia, quindi porterò avanti questa mia scelta, anche se magari è diversa dalle altre, però sono veramente contentissima, soprattutto del mio inedito, perché è una canzone stupenda e sono veramente orgogliosa e onorata di cantare questo brano. I bookmaker ti davano tra le favorite già da un po' di tempo, sei qui, quindi adesso l'adrenalina, il sogno, il vedere che sei vicina, come ti senti? Adesso sono parecchio agitata, devo dire, perché essere arrivata fino a qua per me è una scoperta e un'emozione veramente grandissima, quindi darò il massimo come ho sempre fatto, però la prendo molto sportivamente, cioè arrivata fino a qui, quello che interessava a me era fare il mio inedito su quel palco, ce l'ho fatta, ora però siamo al Forum, speriamo di riuscire a farlo anche qui. Scaramanzia a parte, quindi non parliamo di come andrà, ma del futuro, dei sogni nel cassetto. Opzione A, B, un Sanremo fra 2 o 3 anni o volare negli Stati Uniti e essere internazionale paradossalmente rispetto all'italiano? Che faresti? Un Sanremo tra 2 o 3 anni o volare negli Stati Uniti? Non lo so, sinceramente, mi piacerebbero entrambe, dico la verità. Quindi vedremo come andrà la mia carriera poi all'uscita di X Factor. Si può dire. Non lo so, però non posso dire niente perché sono scaramantica. Artisticamente quanto ti senti cresciuta? Artisticamente mi sento molto cresciuta, perché è la prima volta che mi metto veramente in gioco musicalmente e non ho mai creduto abbastanza in me stessa da questo punto di vista, quindi X Factor mi ha proprio aiutato a crederci di più e mi ha permesso di essere qui in finale, quindi sono veramente soddisfatta e contentissima di questa mia realizzazione. Ecco.